in attesa di essere accolti dal dottor Bellandi, sindaco di Montecatini Terme. Arrivando a Montecatini Terme, l'avevo promesso, non potevamo non passare qui a fare un salto e a venirvi a salutare. Insomma, sindaco, sono molto contento, siamo in una sala veramente bellissima e devo dirlo, Montecatini è bella e poi è animal friendly e questo mi fa ancora più piacere. Beh, noi ci proviamo come, insomma, è una questione di anche di civiltà, no? Di essere accoglienti con tutti e siamo accoglienti anche con gli amici a quattro zampe. Noi ci eravamo conosciuti al Dog Pride Day, questo grande evento. Io lo bazzicavo fin dall'inizio, proprio anche per l'amicizia con chi, con la Clara, con chi lo organizza, chi ci ha sempre creduto. Hanno fatto anche quest'anno delle manifestazioni usando gli animali in maniera corretta nel campone, chiamiamolo campone La Pineta. È stata una giornata, credo, molto bella per chi l'ha organizzato, per chi è intervenuto e anche per chi si è esibito. Avete sicuramente un censimento o qualcosa che faccia vedere o capire quanti locali ci sono che accettano animali qui a Montecatini? Ma dunque, è una cosa che stiamo un po' seguendo. Io vedo che vengono sempre più accettati, difficilmente troviamo aree dove non vengano accettati, a parte naturalmente negli stabilimenti termali, perché essendo stabilimenti sanitari hanno una legge che non permette, giustamente, cioè, ci sono dei limiti dove non si permette il loro ingresso. Ti consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, perché insomma, per come città animal friendly tu sei il primo cittadino di Montecatini Terme, quindi ti consegniamo il bollino. Il comune di Montecatini verrà censito sul portale di Canigate TV Channel e quindi è un piccolo riconoscimento da parte nostra. Però io vorrei anche chiamare Francesca per il Dog Pride Day. Io voglio sapere anche qualcos'altro per il Dog Pride Day per l'anno prossimo. L'anno prossimo facciamo il botto perché è la 10ª edizione, quindi penso che l'associazione che lo gestisce, gli amici di Igor, che per la maggior parte è la signora Clara Mengrino, abbia in programma non sappiamo cosa, ma ci ha detto grandi cose, non sappiamo se avere paura o essere contenti. Dog Pride è una bellissima manifestazione, impegnativa indubbiamente per chi la organizza. Nella maggior parte dei casi spesso organizzare vuol dire, come quasi sempre, raccattare fondi, che è una cosa fondamentale, e mettere insieme una serie di professionalità e di persone che lavorano, alcune poi si vedranno che lavorano, altre non si vedono ma sono importanti ugualmente. Clara comincia a lavorarci a novembre, il Dog Pride dà al canile, sì, dà offerte, ma dà soprattutto visibilità, divertimento a chi partecipa, dà occasione di dare sia informazioni che, nel nostro piccolo, rimanendo sempre nel discorso del divertimento, anche un pochino di educazione. Bollino anche per voi. È un altro. Contenti e anche orgogliosi, grazie. Ma ci mancherebbe altro. Ragazzi, mi raccomando, ci vediamo alla prossima puntata, sempre su Italia Artù, sempre qui su Canigate TV Channel. Ciao!